Abbiamo per questo in collegamento video Gianluca Trani, proprio del gruppo Perischia. Buonasera Gianluca, innanzitutto ti Buonasera. chiedo un commento su quella che è la situazione e anche la gestione dell'emergenza sulla nostra isola e poi di spiegarci più nei dettagli quella che è la vostra idea e quelle che sono le vostre proposte che vanno anche oltre l'aspetto economico-fiscale. Buonasera. Beh, come sappiamo tutti, ieri sera il primo ministro ha dichiarato zona rossa per tutta l'Italia. Una zona rossa quindi dove ci sono delle limitazioni alla circolazione per tutti quanti noi. Io le sto rispettando, anche gli ischitani vedo che le stanno rispettando e questo non può far piacere perché fa capire proprio il senso di responsabilità e di voglia che c'è negli ischitani di superare questo momento. Per noi quindi è importante che in questa fase tutti quanti rimangano a casa o perlomeno limitino gli spostamenti solo per la fase appunto di lavoro o limitatamente a fare la spesa o per questioni urgenti mediche. È un sacrificio che tutti dobbiamo fare, tenendo conto che i nostri nonni hanno subito molto di più, hanno subito nel senso che nella loro età, nella nostra età giovane, sono dovuti partire per la guerra, hanno visto la fame. Noi oggi c'è un sacrificio che dobbiamo avere di 15 giorni e penso che tutti quanti lo stiamo rispettando con forza perché il popolo d'Ischia ha sempre dimostrato in questi momenti grande senso di responsabilità. Quindi oggi noi poniamo come prima auspicio quello di superare il momento della salute, perché dopo che superiamo questo momento saremo tutti quanti insieme a rimboccarci le maniche, perché oggi è il momento dell'unità di tutta l'isola, è il momento dell'unità che deve esserci tra tutti i consiglieri comunali, tra tutti i sindaci, tra tutti i parlamentari europei, nazionali che abbiamo sull'isola. L'unità non ci devono essere divisioni politiche, ma ci deve essere quell'unità di intenti che ci deve portare a come unico principio il bene di Ischia. Oggi più che mai deve nascere questa voglia in tutti noi di portare avanti il provvedimento in primis appunto della salute e poi le conseguenze che deriveranno da questo momento saranno molteplici e noi già oggi come gruppo Perischia ci siamo messi sia dalle nostre abitazioni sia chi si è recato in ufficio a cercare di fare dei provvedimenti e a proporre dei provvedimenti guardando sempre nella proiezione, mettendo Ischia e la salute dei cittadini al centro di tutto. Abbiamo pensato a dei provvedimenti che andavano appunto e proposti già al sindaco che vanno nella direzione di sospendere per adesso la riscossione dei tributi per almeno 120 giorni, di provvedere alla sanificazione delle strade, di provvedere per quanto riguarda sempre la materia tributaria alle irrogazioni, di togliere le irrogazioni delle sanzioni, di annullare addirittura per chi ha avuto provvedimenti coercitivi, di chiusura dell'attività, la detassazione appunto della Tari, di provvedere, anche, per i lavoratori stagionali una delibera affinché lo Stato aumenti il sussidio di disoccupazione, perché le conseguenze che deriveranno per le categorie dei lavoratori, per le categorie imprenditoriali, quindi per tutte le categorie economiche che ci sono sul nostro territorio, e basta immaginare che alcuni dipendenti oggi non saranno assunti, basta immaginare che alcuni imprenditori non riusciranno a garantire quindi a pagare gli stipendi, si creerà un effetto a catena dove sarà disastroso. Quindi oggi noi dovremmo iniziare a elaborare già delle proposte per il futuro e cercare di uscire dalle secche. Non sarà facile, ma ci riusciremo. Come sempre, Ischia si è rialzata e si rialzerà anche in questo momento. Noi ce la metteremo tutta, tutti quanti dobbiamo navigare, dobbiamo togliere per questa fase, per questo problema, le barricate che si sono create nel tempo e lavorare, usufruendo anche delle persone che abbiamo sul territorio per lanciare e per andare nella direzione di fare dei provvedimenti, adottare provvedimenti. Mi interfacciavo prima col presidente Ottorino Mattera che ha diciamo, rinviato giustamente il Consiglio Comunale, ma un plauso perché va rinviato proprio per tutelare le persone che sono presenti in comune, nonché stesso noi consiglieri comunali, ad una data da destinarsi, previa anche sanificazione del comune, nonché di sanificazione delle strade. Abbiamo proposto anche quest'altro provvedimento. Come
come ci siamo interfacciati anche in giornata con l'onorevole Ferrandino, Giosi Ferrandino, per quanto riguarda la possibilità di proporre a livello europeo una cabina anche di regia insieme con tutti quanti, perché dobbiamo tutti quanti lavorare insieme. Ripeto, togliendo le barricate di maggioranza e minoranza, ma per tutta l'isola, quindi guardare al concetto di unità dei consiglieri comunali delle sei municipalità e portare avanti un programma convinto di rilancio della nostra economia, quindi guardare alla salute, come dicevo prima, del territorio, alla nostra salute come primo concetto. Superato questa fase, sperando che passi presto per tutti, e quindi stiamo a casa, invito sempre di più tutti quanti a restare a casa, come state facendo in modo responsabile, poi andare tutti quanti insieme per i provvedimenti che riguarderanno la nostra collettività. Noi ci siamo e ci saremo sempre, quindi un in bocca al lupo a tutti, e vi auguro e vi abbraccio idealmente, visto che oggi sono vietati gli abbracci. Quindi un saluto a tutti e buona serata, e mi raccomando, lavorate, questo è anche il momento di stare in famiglia, visto che di solito noi tutti quanti siamo presi da un ritmo frenetico, forse anche questo prendiamolo come momento per stare vicino ai nostri cari, per stare vicino ai nostri figli, alle nostre mogli, a tutte, diciamo, le persone che possiamo stare nel nostro nucleo familiare, per stare insieme e quindi riscoprire anche quei valori che a volte la vita frenetica ci porta a non a assaporare di giorno in giorno. Quindi un saluto e un abbraccio anche alle mamme, soprattutto che in questo periodo che hanno i figli a casa, certamente non, a volte non è facile gestire. Un plauso a voi, come sempre, perché siete il fulcro della famiglia. Quindi buona serata e un saluto a tutti.